tutti, sono di nuovo qua per rispondere al video tag di Lady Mia e Goddess Inspired. Comunque vi scrivo i nick qua sotto onde evitare che non capiate di chi stia parlando. Questo video lo caricherò come video di risposta al video di Lady Mia, appunto indiscrete domande letterarie. Se non avete mai visto un suo video, andate a fare un salto sul suo canale, perché secondo me è una ragazza che merita. E come sapete io sono una amante della lettura, è una delle mie attività preferite, oltre a stare qui con voi ovviamente. Basta, fine del momento stupidità, è che sono veramente cotta, allora se non faccio la stupida non riesco a stare sveglia. E niente, quindi appunto questo video tag sembra fatto apposta per me e ho deciso di partecipare. Meglio che se comincio subito, perché sono passati 45 secondi, le domande sono 25, devo far miracoli per starci dentro. Come scegli i libri da leggere? Ti fai influenzare dalle recensioni? No, non mi faccio influenzare quasi mai dalle recensioni. Vado in libreria, guardo quelli che mi ispirano a colpo d'occhio. Ho certi autori che magari mi piacciono di più, lo so già, e quindi quando esce un loro nuovo libro vado quasi a botta sicura. O altrimenti per gli altri mi faccio un po' influenzare dalla copertina, da tante cose. Poi da quando ho lui, che è il mio ebook reader. Aspettate che l'ho aperta alla rovescia, vedete, è questo qua, questa è la sua custodia, questo è l'ebook reader, ne avevo già parlato in un altro video, se poi vi interessa magari faccio un video apposta. Comunque da quando lui, magari se è un libro di un autore che non conosco, che mi ispira, ma del quale non ho un assoluto desiderio di tenere il cartaceo, mi faccio ispirare in libreria, poi torno a casa e lo acquisto digitale, in modo da caricarlo su di lui e evitare di avere nuova carta in giro per casa. Dove compri i libri? In libreria o online? Ho già risposto. Se compro il cartaceo in libreria, a parte qualche cosa che magari proprio non trovo, tipo la serie di Jeffrey Deaver su Maximum Ride, non trovavo alcuni volumi in italiano perché proprio la Feltrinelli non li ristampava più, il quarto mi sembra, e continuavano ad essere fuori assortimento, e quindi ho semplicemente comprato in inglese il tomo da Amazon, l'ho pagato un centesimo tipo, e quindi l'ho comprato online. Però solitamente il cartaceo in libreria e libri digitali online. Aspetti di finire la lettura di un libro prima di acquistarne un altro oppure hai una scorta? Ho ovviamente una scorta, perché non potrei mai finire un libro e rimanere anche solo mezza giornata senza niente da leggere, penso che impazzirei. Di solito quando leggi? Sempre quando vado al cesso, detta volgarmente, però quello è il momento migliore, cioè se vado a fare la caccola, pipì, io apro quello che sto leggendo, ne leggo anche mezza pagina, ma quello sempre. Quando vado a dormire, quindi prima di addormentarmi, delle volte tutta la sera se non ho voglia di stare al PC, se non esco, al mattino appena sveglia, in pausa pranzo, in coda in posta, in coda ovunque, sempre. Ho appena un momento leggo. Ti fai influenzare dal numero delle pagine quando compri un libro? Sì, nel senso che se sono troppe poche e il libro costa tanto mi scoccia un po', quindi se è un libro di 150 pagine costa 15 euro mi rompo un po' darglieli. A parte quelli di Pennac, che solitamente non sono mai particolarmente lunghi, ma che valgono tutti i soldi che insomma vengono chiesti, perché è uno dei miei autori preferiti. Genere preferito? Thriller, oserei dire. Hai un autore preferito? Per generi mi piace molto Pennac, Stephen King, Jeffrey Deaver, James Patterson, però poi mi piacciono anche i classici. Facciamo, io leggo un po' di tutto, un po' un mischione, diciamo che i miei autori preferiti sono questi, ma mi piace molto anche Patricia Cornwell, variano, ecco. Quando è iniziata la tua passione per la lettura? Ho letto il primo articolo di giornale tutta da sola a 4 anni e da lì non ho più smesso. Presti libri? No, semplicemente perché la gente non li tiene come vorrei io, e quindi dopo aver avuto delle discussioni o comunque inasprimenti miei nei confronti di qualcun altro, perché mi tornava un libro non nelle condizioni in cui l'avevo dato via, ho semplicemente preferito iniziare ad evitare. Poi per me è proprio un'angoscia, è come quando immagino uno dei figli, no, che sono in vacanza o sono fuori la sera, e per quanto ti dici che sono grandi e tutto, finché non tornano sei... Ecco, io sono così, finché i miei libri non tornano a casa sono... Quindi onde evitare inutili patimenti non li presto e risolvo il problema. Leggi un libro alla volta oppure riesci a leggerne diversi insieme? Non mi piace leggerne diversi insieme, perché quando ne leggo uno mi
insomma, entro nella trama e se mi piace, che sarebbe lo scopo del gioco, entro totalmente nella trama, quindi non mi sento assolutamente di entrare in un'altra, non ho sdoppiamenti di personalità così esagerati. I tuoi amici familiari leggono? Sono quella che legge di più fra quelli che conosco. Leggono, ma fra quelli che conosco sono quella che legge di più. Fra quelli che conosco, non che conoscono, che conosco, sono quelli che legge di più. Quanto ci metti mediamente a leggere un libro? Allora, quando siamo nel weekend ne finisco anche uno a weekend. Durante la settimana, appunto, prediligendo magari libri un po' più grandini, uno a settimana, ma poi dipende, in questi mesi a casa ho letto veramente tanto, la media di 3-4 libri a settimana, 4-5. Adesso ne leggo 2, 1-2, perché comunque non ho tempo proprio fisico per leggere. Poi io fortunatamente o sfortunatamente sono una persona che legge molto veloce, sfortunatamente, perché anche un libro che mi piace lo finisco in pochissimo tempo, anche un libro enorme che mi piace tantissimo, quindi patisco sempre un po' quando finisce. Però leggendo appunto molto velocemente riesco a finire i libri anche con poco tempo, in tempi brevi. Quando vedi una persona che legge, ad esempio sui mezzi pubblici, ti metti immediatamente a sbirciare il titolo del suo libro? No. Se è un mio conoscente sì, gli chiedo cosa sta leggendo, se gli piace, in modo da avere un'opinione, comunque se è un consiglio, magari mi dice «Ah, è un libro meraviglioso!» Gli chiedo un po' di cosa parla, però solitamente no. Se tutti i libri del mondo dovessero essere distrutti e potessi salvarne uno soltanto, quale sarebbe? Penso che mi suiciderei se potessi salvare un solo libro, ci fosse un solo libro da poter leggere nella vita, oppure mi metterei a scriverne altri, non saprei veramente quale scegliere, ce ne sono troppi di troppo belli e non credo se ne possa scegliere uno. Perché ti piace leggere? Perché, come dicevo prima, mi catapulta in un altro mondo, mi fa evadere dalla realtà e... perché mi piace la mia realtà, ma mi piace vivere anche realtà diverse dalla mia. Non so spiegarmi, è una cosa che mi piace tantissimo fin da piccolissima. Mi è sempre piaciuto riuscire a entrare in un altro mondo, insomma, alla fine se uno ha visto La Storia Infinita sa cosa intendo. Io sono un po' il Bastian della situazione, non riuscirei ad essere niente di diverso, quindi non so spiegarlo, ma mi piace. Leggi libri in prestito da amici o dalla biblioteca o solo libri che possiedi? Leggo libri che possiedo solitamente. Capita che io legga libri in prestito, ma se mi piacciono poi li compro. Qual è il libro che non sei mai riuscito a finire? Oh, ce ne sono tanti. Il Codice da Vinci. No, il Codice da Vinci l'ho finito. Angeli e Demoni, che mi è venuta voglia di suicidarmi a metà. Io uccido, di Faletti, a me non è piaciuto. Poi ce n'è veramente una valangata, cioè ci sono dei libri. Io all'inizio mi impongo, magari su un autore che non conosco, il primo libro che leggo suo, magari di finirlo. Poi quando mi rendo conto che non è proprio il mio genere, ci do mucchio, insomma, ne leggo un quinto, se non mi piace basta, non ti meriti il mio tempo, c'è tanta bella roba che vorrei leggere che forse non riuscirò mai a leggere nella vita, perché dovrei leggere qualcosa che non mi piace. Hai mai comprato un libro solo perché aveva una bella copertina? E cosa ti attrae nella copertina di un libro? No, di solito poi giro e leggo il suntino, o apro e leggo il suntino che c'è dentro, insomma di solito scelgo dal suntino, però diciamo che la copertina magari può attrarre. Non è il mio caso, solitamente io vado su autori che conosco oppure sulle offerte, dalle offerte leggo i suntini, poi magari dalle offerte scopro un autore nuovo che mi piace, allora dopo compro anche i suoi libri non in offerta, eccetera eccetera. C'è una casa editrice che ami particolarmente e perché? No, io sono una persona che non guarda la casa editrice perché non mi è mai venuto, cioè non dico ah, è di quella casa editrice quindi magari sarà un bellissimo libro, di solito vado per autori. Porti libri dappertutto, ad esempio spiaggio sui mezzi pubblici o li tieni sicuro dentro casa? Li porto dappertutto. Qual è il libro che ti hanno regalato che hai gradito maggiormente? Il bambino con il pigiama a righe. Come scegli il libro da regalare? Non regalo libri. La tua libreria è ordinata secondo un criterio? Tieni i libri in ordine sparso, secondo un criterio, che è quello del genere. Quando leggi un libro che ha delle note, le leggi o le salti? Le leggo, perché se le ha messo un motivo ci sarà.
Legge eventuali introduzioni, prefazioni e postfazioni dei libri o le salti solo se sono scritte da qualcuno che mi interessa, altrimenti no.